Oh ragazzi, oh, San Giovanni apre anche ristoranti, fanno un bel lavoro perché sentite lì che si mangia anche bene, via per fare pubblicità. Però poi arrivi in piazza la mattina con tu gatti, tranquillo, c'è la lampada di vetro. E non lo so io, Dio, cioè o è troppo cuore o è troppo bastardo, non lo capisco, ora faccio vedere. Ok, è quel caso lì. C'è le purpette, hanno messo la purpetta. Meno male, i miei gatti sono talmente abituati bene che non la mangiano nemmeno se la ficchi in gola. No, però Dio, sono preoccupato perché vedo qualcuno lampo mangiata. Io penso sia cuore, non credo che sia animale che vogliono avvelenare il cane. Però io la faccio rivedere perché i miei gatti non si fiderebbero proprio di tra formiche e mosche c'era finora. Però Dio, ragazzi. Io non credo abbiano fatto per male, perché Dio, venire in piazza e mettere la purpetta lì, insomma, oltretutto ci puzza poi. No, niente, ma c'ho per fare, lo sapevo, qualcuno dice, no, ce l'ho messa io, ma perché ho visto piatti di operini? Allora, si sa, perché un buon reci si ha. Ultimamente andava di moda, ma più che altro verso le zone di Rari, laggiù che lo facevano spesso, mi sembra, vorrei sbagliare, accusando la gente di là, le zone là, ma insomma è successo da tutte le parti, là. Non so anche se qui, boh, e comunque... Niente, facevo per dirvelo, se venite via alla pane di vetro, chi ha il gatto e al cane, perché c'è la purpetta, l'abbia fanno, insomma, capito, via. E da Giose, l'infiltrato speciale è tutto, alla prossima. Ciao Gioio, mio amico. Ci vediamo, a presto, mi raccomando, ricordatevi, dovete portare il cane, portate al ristorante, hanno aperto ora, e alla pane di vetro no, eh. Qui vicino all'Acri, al circolo. È lì, la villina lì. Laggiù di... Via, oh, vi saluto, tante belle cose. Da Giuseppe Fina, e guai.